Ciao ragazzi, sono sempre io Tuccio Lorenzo qui su Tuccio TV e oggi sono qui per un nuovo video dedicato alle recensioni sulle energy drink. Quest'oggi ragazzi vi porto qualcosa di inimmaginabile, voi proprio non potete immaginare cosa vi porto questa volta. Nello scorso episodio vi mostrai la Monster Ultra Red. Quello ragazzi era solo un antipasto, davvero, quello era solo un antipasto, quello che vi porto adesso è qualcosa di inimmaginabile. Ragazzi, lo vedete questo mostro? Sì, questa è la Juiced Mango Loco della Monster e davvero, mentre ero al supermercato, davanti allo scaffale di Energy Drink, questa è quella che mi ha dato subito all'occhio, quella che appena ho visto, quella che mi ha colpito di più tra tutte, dai colori, proprio poi vedremo bene quando visioneremo il design della lattina, ma davvero, già solo esteticamente si rivela una bomba questa bevanda. Resta solo una cosa da fare, assaggiarla insieme a voi, perché ancora non l'ho provata. Però davvero, io non so cosa immaginarmi da questa bevanda, dato che è assurda. Solo il design dice tutto. Ebbene, io direi di passare subito a visionare la lattina perché muoio dalla voglia di aprirla. Ragazzi, ammirate il design di questa lattina perché è davvero favoloso. Io mentre ero al supermercato a girare tra i vari scaffali, davvero, la prima cosa che mi è caduta all'occhio sono appunto i colori di questa bevanda, questi colori sgargianti, questi colori così intensi e accesi che non passano di certo inosservati. Basta vedere lo sfondo di questo bel azzurro intenso, così come il logo di questo bel arancione. E questa è solo una piccola parte. Guardate i disegni proprio qua intorno che raffigurano tutti questi scheletri, sembrerebbero appunto in festa, no? Quasi pronti per un carnevale, perché sono sì scheletri, ma non sono macabri, oscuri, appunto sono adornati, sono vestiti da questi bellissimi colori vivaci che appunto sono favolosi. A me non so perché questa bevanda qui mi ricorda tanto l'estate, nel senso i colori mi fanno venire in mente l'estate, cioè io immagino proprio me stesso con il bicchiere, proprio sotto l'ombrellone, con gli occhiali da sole a sorseggiare piano piano questa bevanda. Io proprio mi immagino questo. Ma poi leggendo sul retro proprio della lattina, se proprio vedete qui c'è questa pergamena, c'è scritto che ogni anno alla vigilia del 31 ottobre parenti e amici si riuniscono per celebrare il Dia de los Muertos. Praticamente questa bevanda, a quanto pare, è stata ideata per Halloween o comunque per la vigilia di Halloween, che viene ritenuta appunto Dia de los Muertos. Di conseguenza diciamo che se da noi viene chiamata Halloween, qui in questo paese verrà chiamata in questo modo. Quindi diciamo che una bevanda inedita una festa, e appunto questi colori sgargianti, davvero, sono qualcosa di sensazionale. Ogni minimo particolare, anche un fiorellino, una foglia, una ragnatela, è curata proprio nei minimi dettagli, basta vedere qua, no? Questa pergamena nella quale sono scritti i valori nutrizionali, gli ingredienti, davvero qualcosa di sensazionale. La lattina è da 500 ml, attenzione, quindi è da mezzo litro, e che dire, ci resta solo che visionarla, perché non vedo l'ora di provarla. Ragazzi, apriamo questa bevanda, davvero, non vedo l'ora di vederla all'interno di questo bicchiere, perché sono veramente, veramente curioso. Allora, versiamola come sempre qui dentro. A parte che sentite quanto è frizzante, quanta schiuma ha fatto, ma davvero osservate il colore. Non è il classico giallo proprio dell'energy drink che conosciamo, ma come potete vedere, a me ricorda tanto il colore dell'aranciata, ragazzi. È più o meno lo stesso colore dell'aranciata, o comunque di un succo di frutta. Non ha una piena limpidezza, o comunque non ha tutta la trasparenza
che hanno appunto le classiche bevande. Voi potete notare, è veramente acceso, ragazzi, questo colore. Guardate che roba, sono veramente, veramente stupito. Io muoio dalla voglia di provarla perché si sente un profumo che lascia solo immaginare a quanto possa essere buona questa bevanda. Finché non mi entra in bocca, non ho idea di cosa aspettarmi. Quindi direi subito di assaggiarla. Ragazzi, guardate che bellezza! A me piace tantissimo il colore di questa bevanda, anche l'odore sembra molto promettente, quindi direi subito di assaggiarla perché sto morendo davvero. Ragazzi, non trovo aggettivi per descrivere la bontà di questa bevanda. Cosa dovrei dire? È fenomenale, perché davvero il sapore del mango è veramente, veramente intenso. Ecco perché mango loco, ovvero mango pazzo. Questo è il motivo per cui si chiama così. È veramente intenso, voi non potete immaginare. È rinfrescante quanto un succo di frutta proprio. Sapete? La stessa freschezza che rilascia in bocca, uguale, questa è la stessa cosa, solo che appunto frizzante. Il bello è questo, è un succo di frutta al mango frizzante. Davvero, se vi piacciono queste genere di bevande dai gusti esotici, perché non provarla? Ragazzi, sono veramente sbalordito. Già immaginavo una bevanda dal sapore esotico, ma non a questi livelli. Non a questa intensità di sapore che ancora mi resta in bocca, nonostante io stia gridando, nonostante io stia parlando, nonostante io sia euforico per aver provato questa roba. Perché davvero è ottima. In più questa frizzantezza dà il tocco di classe proprio alla bevanda. Cioè, non si può non provare. Io davvero, ragazzi, ve la consiglio veramente, perché questa bevanda qui qualcosa di fenomenale. Se volete rinfrescarvi perché state morendo di caldo e volete veramente qualcosa di intenso proprio a livello di sapore, questa veramente fa il caso vostro. Questo è un mostro nel vero senso della parola. Io concludo qui questa recensione. Se vi è piaciuta, come sempre, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, consigliatevi voi altri energy drink da portare sul canale. Noi ci becchiamo al prossimo video da Puccio TV. Ciao!